Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi finalmente sono riuscito, grazie a Marco Nicoli, che assolutamente ringrazio tantissimo, mi ha praticamente trovato un'applicazione dashboard per CMAB per far funzionare appunto le lignette, ragazzi, per farvi sistemare il force feedback ed evitare il clipping. Sì, perché nel video precedente in cui parlavo del force feedback per RFactor 2 e come migliorarlo, purtroppo molti di voi la dashboard che avevo fatto non funzionava. Quindi questo nostro Marco Nicoli è riuscito a scovare appunto un'applicazione bella che è fatta e funziona perché io l'ho installata ed è praticamente è funzionato subito. Quindi scaricate qua dal link in descrizione il file che vi ho messo appunto e lo scompattate e vi ritrovate con questa cartella qui. Eccola qua, force feedback, d'accordo? Questa cartella qui bisogna andarla a mettere sotto la cartella di installazione di CMAB. Quindi tasto destro su l'icona CMAB, apri file destinazione e andiamo come al solito qui in default template. E a questo punto, dash template, scusatemi, quindi qui basta fare taglia, incolla, io ce l'ho già installato quindi non lo faccio. Chiudiamo ed avviamo CMAB, d'accordo? Quindi eccolo qua, avviamo CMAB e vi ritroverete nella dash studio, qui sotto. Io ce l'ho sopra, ma voi ce l'avete qui sotto per la prima volta che la utilizzate, e vi ritroverete con questa dashboard, la prima, che è la force feedback, che praticamente è la linea che io ho fatto per voi, in cui praticamente si muoverà in base al movimento del volante. Ok? E poi abbiamo anche le gauge, cioè praticamente questo, che vi dà clutch, brake, throttle e force feedback, cioè frizione, freno e acceleratore più il force feedback. Ne avete due, non una, due ragazzi. Questo ovviamente si può ridimensionare un po' come volete, da mettere al lato, così potete fare dei giri prova, magari lo mettiamo qua, dei giri prova, per testare appunto il force feedback, che in più vi dà anche il movimento dei pedali. Quindi, per farvi vedere che funziona, andiamo a provare su RFactor 2. Ovviamente ragazzi, la guida precedente che ho fatto dove bisogna scaricare il plugin Shared Memory eccetera, questo dovete averlo fatto perché altrimenti non funziona. Quindi se non l'avete fatto vi invito assolutamente a vedere il video precedente dove spiego come regolare al meglio il force feedback di RFactor 2 ed evitare il clipping e poi venire a scaricare questa dashboard. Quindi andiamo su RFactor 2. Bene ragazzi, allora siamo su RFactor 2, come vedete guardate un po' così accelero, throttle, l'acceleratore funziona, brake ed ho veramente la frizione premuta. Quindi adesso andiamo a vedere come funziona il force feedback. Vedete, io muovo il volante e si muove. Quindi eccolo qua, io esco dai box, adesso vado come un pazzo. Come vedete posso subito analizzare se c'è clipping. Intanto sarò arrestato dai commissari di gara perché sono uscito come un pazzo dai box, ma non importa, noi quello che ci interessa è vedere il funzionamento appunto di queste barre che ci danno indicazioni se andiamo in clipping o meno per poter poi aggiustare, come vi spiegavo nel video precedente, appunto come sistemare questo force feedback. Come vedete funziona ragazzi, ne avete addirittura due, potete posizionarli dove volete. Ovviamente questo è per in gara, non è che vi servono, perché a parte che non c'è la trasparenza, che è fatto solo appunto per analizzare il movimento dei pedali e del force feedback è quello che ci interessa, e quindi così potete andare a vedere il comportamento del vostro volante. Quindi ragazzi, spero che questo video di rettifica, dove finalmente abbiamo trovato, grazie al nostro Marco Nicoli, una dashboard, anzi una doppia dashboard che funziona, vi sia piaciuto quindi questo video. Non esitate a lasciare un pollice in su, a lasciare un commento ed iscrivetevi al canale. Non esitate a attivare la campanellina per essere notificati ogni qualvolta butto un video sul tubo. Noi ci vediamo prestissimo da Fabrizio, è tutto, ciao!